Piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te gloriamo, Regina, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Questo pensiero di meditazione non può che avere oggi davanti alla nostra cara amata Madonna di Re la forma orante, forma cioè di una interminabile preghiera che si alza da tutta la nostra diocesi, dalle nostre parrocchie, dalle famiglie e da tutto il nostro paese. O Madonna di Re, in quest'ora trepida della malattia che ci minaccia come un male invisibile, siamo venuti qui davanti a te a pregarti per tutta la nostra gente. Intercedi presso il tuo Figlio perché allontani il virus che ti insidia, custodisca i piccoli e le persone fragili, soprattutto i nostri anziani che ci donano la sapienza. Assiste i malati e doni loro la fede nel periodo della prova. Prega il bambino Gesù che porti tra le braccia perché egli benedica le nostre comunità, benedica la nostra terra, benedica il lavoro delle persone operose, benedica la crescita e lo studio dei ragazzi e dei giovani, benedica le nostre famiglie, benedica tutti coloro che non smettono di essere generosi nella carità. O Madre, tu che sei il grembo della Chiesa, suscita in noi la fame di Gesù, pane vivo. In questo tempo in cui siamo privati del dono immenso di celebrare insieme l'Eucaristia, mantieni in noi il desiderio del pane che viene dal cielo, buono e dolce da gustare, perché è la presenza stessa del Signore. Facci sentire il lacerante desiderio di Gesù, che è pane buono per la vita del mondo, pane consolante che asciuga le lacrime, pane dolcissimo che nutre il cuore, pane sapiente che illumina la mente, pane del cammino
insegnaci a chiedere perdono per tutte le volte che abbiamo banalizzato la messa, quando l'abbiamo trascurata, quando l'abbiamo ridotta a un arido precetto, quando non abbiamo incontrato nell'Eucaristia il volto del Signore e del povero. O Madre, tu che sei la sede della sapienza del Padre, donaci la conoscenza di Gesù che è la sapienza fatta carne, la parola di Dio in una storia d'uomo. Donaci di seguire Gesù sui sentieri della Palestina e sulle strade della vita di oggi. Donaci di ascoltare le sue parole affascinanti, di lasciarci stupire dai suoi racconti in parabole, di imitare i suoi gesti sconvolgenti, di pregare nella notte in disparte, di amare i piccoli e i poveri, di rispettare le donne, ma soprattutto donaci di riposare come Giovanni sul palpito del suo cuore. Donaci un sapere spirituale di Gesù, perché il tuo spirito viva tra noi nel dono della sua grazia, nella comunione degli affetti familiari, nella gioia stupenda dello sviluppo dei ragazzi, nell'avventura tormentata della crescita degli adolescenti e dei giovani, nell'amore tenero e forte delle coppie, nel lavoro tenace del papà e dei papà e delle mamme, nel compito dell'educazione e della formazione, nell'impegno solidale della vita civile, nello slancio missionario di molti laici e sacerdoti. O Madre, nel cui grembo siede il dolce Gesù, donaci lo spirito di sapienza. E infine, o Madre, tu che sei la Madonna del Sacro, accompagnaci in questo cammino verso la Pasqua. Sii tu la guida della nostra Quaresima obbligata al digiuno di ogni cosa, della messa, degli incontri, delle carezze, degli abbracci e dei baci. La privazione dei gesti del nostro corpo non diventi mancanza della preghiera incessante, del sorriso condiviso, della prossimità e dell'impegno, della meditazione prolungata, della parola breve e sapida, della gratitudine per tutti coloro che si donano per alleviare le malattie e i disagi di questo tempo. Ringraziamo per i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, per chi lavora nonostante tutto, per gli amministratori della cosa pubblica. Ringraziamo per chi cura i bambini, per chi non smette di insegnare a distanza, per chi tiene compagnia agli anziani, per chi trasmette linguaggi di fiducia e di speranza. Guidaci, o Madre, verso la Pasqua. Dona ai sacerdoti di annunciare con il suono delle nostre campane il lieto annunzio del risveglio, la gioia di Gesù risorto. Scaldare un sasso, tu rispondevi con il tuo sangue.
Siamo qui nel luogo in cui tu, in questo angolo di terra, ti sei fatta presenza viva, bagnando con il tuo stesso sangue la nostra terra. Ora, illuminati e confortati dalla testimonianza dei nostri fratelli di fede, che in questi 5 secoli si sono ritrovati davanti alla tua miracolosa immagine, siamo venuti nel tuo santuario per sentire la tua presenza materna nella nostra vita, per trovare conforto nel tuo cuore immacolato. Madre del perdono, Vergine sapiente, sulle cui ginocchia siede Gesù, la sapienza del Padre, noi ci rivolgiamo a te. La tua preghiera sostenga le nostre suppliche. Implora per noi dal Padre la piena conoscenza di Cristo, i doni dello Spirito Santo, uno sguardo ricco di fede in tutte le circostanze della vita. Tu che sei la madre della Chiesa, benedici il ministero del Papa, sostieni il nostro vescovo Franco Giulio, tutti i vescovi, sacerdoti e diaconi, i diletti seminaristi, i tuoi missionari, le anime consacrate, tutte le famiglie cristiane. Ottieni alle nostre famiglie il dono del vero amore, il dialogo tra genitori e figli e un lavoro onesto e sicuro. Con i tuoi occhi grandi e penetranti, veglia sui giovani, non lasciare loro mancare la luce della vera sapienza nelle scelte della vita. Benedici e proteggi i nostri bambini perché crescano con il tuo Gesù in età, sapienza e grazia. Sii conforto per i nostri anziani, sii sostegno per i nostri ammalati. O Madonna del Sacro, siamo venuti qui in questo tempo straordinario per deporre davanti a te le nostre paure e le nostre speranze, in questo momento di grave sofferenza per la nostra gente e per i nostri cari. Tu tienici per mano, perché possiamo restare sulla strada sicura, premurosi gli uni del bene degli altri, affidandoci nella preghiera al tuo cuore materno. Tu che sei la consolatrice degli afflitti e la madre della speranza dei cristiani, sostieni con la tua preghiera la nostra fede, stendi il tuo mantello per guarire le nostre ferite, fascia le angosce della nostra anima e rivolgi la fiducia per il domani. O clemente, o via, o dolce madre di Dio e madre nostra, Maria. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito sia benedetto il nome del Signore ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore, egli che ha fatto cielo e terra. E metti che l'intercessione della Madonna del Sacro scenda su tutte le comunità e su tutte le persone della nostra diocesi, la benedizione di Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.